Ciao ragazzuoli, bentornati in un altro video. Questa settimana andremo a controllare il nostro kit da chitarra e fargli un po' di assemblamenti, un po' di cose così e qua e là, e saremo quasi lì per finirlo. Ho detto quasi perché voglio fare un paio di esperimenti e sicuramente ci saranno altre 50.000 cose da controllare quando ho finito. Insomma, non finirò mai. Se vi interessano questo tipo di contenuti, vi consiglio caldamente di iscrivervi al canale, lasciarmi un like che a voi non costa niente, ma a me significa tanto. E fatemi anche delle domande qua sotto nella sezione commenti, in caso avete delle domande specifiche sul kit da chitarra o qualche cosa interessante che volete fare alla vostro strumento. Leggo quasi sempre i vostri commenti e cerco sempre di rispondere, o comunque possono essere un'ispirazione per me a fare un video al riguardo. Oltretutto mi ci vuole parecchio tempo per fare questi video, comprare gli strumenti e tutto quanto. Se volete supportare il canale, lo potete fare da oggi in poi comprandomi un caffè nel link in descrizione. Dunque, ricapitolando tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, l'abbiamo colorata, gli abbiamo fatto la finitura, livellaggio dei tasti, gli abbiamo messo qualche adesivo sopra la tastiera che ancora è lì. Oggi ci sarebbe da montare sia le meccaniche, il ponte, che sono bazzecole, ormai abbiamo imparato come fare, però ci sono anche qualche trucchi che vi posso ancora insegnare, quindi guardate questo video alla fine perché ci sono cose che magari possono interessarvi. E soprattutto voglio vedere come sta la chitarra con i pickup. La cosa bella di questo kit è che non ha i buchi segnati dove devo praticamente abitare gli anelli del pickup, quindi posso un pochino giocarci. Mi piace veramente tanto l'idea di avere una chitarra senza anelli, quindi con i pickup montati direttamente sul body. È una cosa che dicono almeno che dia molto più sustain allo strumento e abbia un suono un pochino diverso, quindi perché no? Se non avete idea di cosa sto parlando, di solito un pickup della chitarra viene montato grazie a un rettangolo, detto anche anello in inglese, ring, non so come si dica in italiano, con quattro viti. Ci sono anche due viti centrali che utilizziamo di solito per regolare l'altezza dei pickup. Tutto questo è molto bello, ma se mi conoscete un pochino avrete capito che non mi piacciono le cose classiche. Quindi ho deciso di provare a fare questa cosa senza gli anelli del pickup. C'è un problema però. Houston, abbiamo un problema. Ho notato che il kit da chitarra ha due buchi dentro alla sezione dei pickup. In teoria questi sono fatti apposta per montare le due viti lunghe che andranno a regolare l'altezza del pickup, come abbiamo detto. Mentre se io voglio montare i due pickup nel body della chitarra, non ho bisogno di questi buchi, anche perché sennò andrei a finire con la vite e uscirei dietro alla chitarra e questo non va bene. Quindi dovrò trovare una soluzione. All'inizio ho pensato un pochino a dello stucco. Però ho anche parlato con degli amici che hanno fatto la stessa cosa che voglio fare io, però hanno utilizzato della resina. Quindi ho fatto un pochino tentativi con un tappo di birra e della resina che ho comprato in un negozio di ferramenta e devo dire che il risultato è venuto abbastanza bene. Basta spremere il contenuto dei due tubetti, mischiare per almeno 20 secondi e lasciar riposare. E il gioco è fatto. La resina dopo 24 ore si è indurita e quindi posso tranquillamente trapanargli una vite all'interno. Figata! Possiamo provare anche con la chitarra. Sempre per il nome della scienza ho aggiunto un po' di colore della Crimson Guitars alla resina, giusto per vedere che effetto fa, tanto poi l'avrei coperto. Questo è il risultato in tutte quante le parti, in un pochino ho aggiunto un po' troppo rosso, adesso la lascio asciugare 24 ore, poi potrò vedere se ho fatto una cosa buona. Dopo 5 minuti già è molto molto dura, sembra quasi una gelatina dura. 24 hours later. Se vi ricordate c'era una macchiolina nera nella colorazione del top e così ci ho messo delle rune per nasconderla. Non si può solo togliere più. Ora che ho praticamente la mia base, posso tranquillamente comprare delle viti che dovrò invitare all'interno della cavità. Una cosa da notare è che i buchi sono un pochino stretti, quindi andranno un pochino allargati. Di solito molti consigliano di avere delle viti con un diametro di 3 mm, quindi tenetelo a mente che se volete fare la stessa cosa che ho fatto io, dovrete
per forza modificare o comunque allargare i buchi della montatura del vostro pick-up. Un'altra cosa che dovrò fare sarà schermare lo strumento. Attenzione, cosa ho detto? So che molti di voi mi diranno no, non si fa così, non serve a niente, è solo un'antenna, questo qua, questo là. Un giorno magari faremo un video riguardo dove decideremo una volta per tutte se la schermatura serve o non serve. So che ho anche degli humbucker, quindi in teoria non servirebbero per niente, però è soltanto un fattore estetico in più. Se avete visto il mio video precedente dove facevo la schermatura della chitarra, ve lo lascio qua su un altro, se non l'avete visto, ho usato un foil di rame. In questo caso però ho pensato di fare una cosa un po' diversa, sempre per il fattore estetico. Ci sono delle vernici fatte apposta che sono conduttive, sono fatte praticamente con la grafite, la stessa sostanza che abbiamo nella matita. In questa maniera posso semplicemente spennellare questa sostanza nella cavità del pick-up e anche nella cavità dei controlli e non ho più altri problemi. Ci sono soltanto due difetti. Il primo è che è un pochino appiccicosa la sostanza, quindi dovremmo veramente stare attenti a non attaccarli sul body della chitarra o comunque nel top. Per questo vi consiglio caldamente di applicare la rifinitura come ho fatto io prima di applicare il nero del pick-up, in modo tale che se vi cade una gocciolina potete velocemente pulirla, mentre se invece avete il legno nudo e crudo rimane lì e ritenete la chitarra nera. Il secondo difetto è che costa molto di più di un pacco di rame, quindi consideratelo prima di comprarlo. Basta agitare bene la bottiglietta. E versare il contenuto per applicarlo. Ora ho cominciato a spennellare la grafite nelle cavità dei pick-up, stando molto attento a non far cadere nessuna gocciolina nel top e se si fosse successo l'avrei dovuta pulire immediatamente con un pezzo di carta. Una volta asciugata la vernice, il mio aiutante ha controllato con un tester se la vernice passava veramente elettricità. Fa un po' qui e qui. No, ancora no. Va bene, lo facciamo. Ho dipinto anche le cavità dei controlli e poi connesso tutto con un qualche cavetto qua e là in modo tale che facessero contatto. Bene, ora che abbiamo fatto questa cosa posso finalmente montare le meccaniche. Sì, lo so, l'ho già fatto altre volte, quindi non credo che avete bisogno di introduzioni, ecco il video. Tutte le mie chitarre hanno delle meccaniche autobloccanti, quindi ho comprato un set a 7 corde dalla Vanson. Finito con le meccaniche, ecco il ponte. Ovviamente questo è un ponte stile Les Paul, quindi con i quattro post da inserire dentro i quattro buchi appositi e poi praticamente avvitarle. Ci sono un paio di cose che dobbiamo tenere conto prima di fare questa situazione. Punto numero uno, dobbiamo assolutamente isolare il ponte in qualche maniera. Non so se vi ricordate, ho fatto in precedenza un buco apposito in uno dei quattro post per infilarci un piccolo filo di rame da mettere poi alla messa a terra con i potenziometri. Quindi molto importante, ricordatevi di mettere un filo se dovete fare la stessa operazione. Di solito il buco passa direttamente dalla cavità al ponte, però in questo caso non c'era, quindi non sono riuscito a fare un buco dalla cavità al ponte, quindi mi sono dovuto un pochino arrangiare, spero che ci passino tutti i cavi adesso. Ora possiamo prendere un martello e infilarci il post. Attenzione però, c'è un problema molto importante, che se utilizzo un martello di metallo su del metallo, che magari non è neanche di questa grande qualità, potrei rovinare i post. Quindi vi consiglio caldamente di utilizzare un pezzo di legno tra il martello e il post in modo tale che ci sia qualcosa di morbido almeno che non vada a rovinare il nostro ponte.
Ora basta soltanto avvitare le quattro viti e infilarci i due pezzi. E se invece volete toglierli questi post perché non vi servono, che avete deciso di muovere quel ponte, c'è una soluzione molto semplice e vi faccio vedere come. Questo trucco l'ho imparato online, basta semplicemente metterci un paio di viti all'interno del buco e poi praticamente mettere il post al suo posto e girare con un cacciavite. È un'operazione un pochino delicata perché ovviamente, se potete pensare, la vite potrebbe comunque essere un pochino dura, però con un po' di calma e pazienza il post uscirà dal buco. Infine gli ho aggiunto i pick-up e le corde. So che volevate sentire come suonava questa chitarra e così ho deciso di registrare un pezzettino così veloce. Spero che vi piaccia e che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, iscrivetevi al canale, lasciatemi like e prima di cominciare a suonare ci sentiamo e ci vediamo in un altro video. Ciao!